Era un freddo mercoledì del 1432, il 7 novembre per la precisione. José Acquaviva, quinto duca d'Atri, conte di San Flaviano, signore di Iesi e di una quindicina di altri comuni tra Marche ed Abruzzo, attendeva con apparente ed inerme calma ai piedi della fortezza di Acquaviva Picena insieme alle sue milizie armate. Una tranquillità che solitamente non dovrebbe contraddistinguere un generale d'armata, pronto da lì a poco a riconquistare con la forza il bastione di famiglia, ceduto in cambio di denaro qualche secolo prima. Nessun rumore di zoccoli, di sferragliamento di spade e scudi, nessun vociare frenetico e nessun urlo di battaglia si sentivano nell'aria in quel freddo mercoledì del 1432. Una battaglia senza una battaglia. Quel silenzio, ahimè noto per chi era avvezzo di pratiche militari e situazioni simili, altro non era che l'assordante silenzio di una resa. Un patto tra galantuomini, una promessa tra uomini ed armi, un accordo per evitare il peggio. Chiamatelo come preferite, ma ciò che rendeva la situazione apparentemente tranquilla fu l'intesa che José Acquaviva riuscì a trovare in accordo con il capitano della guarnigione fermana a presidio della fortezza. I patti erano chiari, almeno sulla carta. Il capitano della Rocca avrebbe aperto i cancelli a Giosia sventolando bandiera bianca in cambio della promessa di quest'ultimo di lasciare in vita l'esercito difensore e soprattutto, anzi prima di tutto, di rendere salva la vita alla famiglia del capitano. Capitano, mio capitano, in amore e in guerra non esistono regole e molto spesso tantomeno accordi. Capitano, mio capitano, avresti dovuto valutarlo bene prima di spalancare i cancelli da piazza d'armi alle milizie nemiche. E fu così che José Acquaviva, dopo 2 secoli, fece nuovamente il suo ingresso trionfale nel castello di famiglia, senza sforzo e con le lame delle spade ancora belle pulite. A quel punto, il comandante della Rocca depose le armi insieme alla sua guarnigione, radunò tutta la sua famiglia nel piazzale della fortezza e tutti insieme si prepararono a lasciare per sempre il bastione. Ma in quel freddo mercoledì del 1432, il 7 novembre per la precisione, nessun membro della guarnigione della Rocca, né il capitano, né tantomeno la sua famiglia, lasciarono la fortezza sulle proprie gambe. Giosia massacrò gli inermi militari, passò a fil di spada i pochi civili che avevano cercato rifugio nel castello ed infine si dedicò alla famiglia del capitano, il quale, in un estremo tentativo di evitare l'eccidio della sua stirpe, perse la vita in modo particolarmente violento. Ed ahimè, si sa, da una morte violenta a volte potrebbe nascere qualcosa di altrettanto funesto. Un fantasma? Chissà. Tuttavia sono in molti i quali, soprattutto negli anni addietro, visitando la Rocca, narrano di una presenza inquietante e molto violenta che si sarebbe scagliata contro di essi, prendendoli addirittura a ceffoni e spintoni. Qualcuno attribuisce la natura iraconda del presunto fantasma ad un pentimento per la scelta di aver ceduto la fortezza così a cuor leggero. Altri attribuiscono tali fervori all'ipotesi che il comandante abbia venduto la fortezza, i suoi uomini e soprattutto la vita della sua famiglia per una irrisoria somma di denaro. Noi nella fortezza di Acquaviva ci siamo stati e abbiamo visitato ogni centimetro delle sue stanze, dei suoi sotterranei e dei suoi corridoi bui, ma a quanto pare, almeno per questa volta, il fantasma dell'iracondo capitano è stato clemente con il Ghost Hunter's Team. Chissà se in futuro, qualora tornassimo a salutarlo, questa volta per un'indagine, il fantasma si dimostrerebbe ugualmente clemente nei nostri confronti. Così? Che
Che cazzo è che mi tocca? No, zitto, ma vai, rilluminati. Io no. Rilluminati. Vai Omar, vai Omar, vai. Prendiamo. Attento. Attento Omar, passami la camera. Andiamo a... Aspetta. Vai Omar. Andiamo nei miei... Vai Omar. Si comincia a sentire puzza di merda.